caponata per principianti. Perché principianti? Chi sono i principianti qua? Io. Ragazzi, vi svelo il segreto, non ho mai fatto la caponata da siciliana. Gravissimo! Voi direte, ma perché? Perché l'ha sempre fatta mamma e quindi ho lasciato fare, però ho sempre osservato. Quindi adesso ci mettiamo alla prova, prepariamo questa specialità siciliana buonissimissima. Lo so che ci sono mille versioni, ma noi facciamo quella di mamma. E adesso amo ninni! E partiamo proprio da loro, tagliandole a cubotti non troppo piccoli, le trasferiamo in uno scolapasta e poi saliamo le nostre melanzane che hanno bisogno di circa 30 minuti di riposo e nel frattempo prepariamo gli altri ingredienti. Questa ricetta è in linea con il messaggio che voglio dare con Spa Kitchen, che è quello di prenderci il tempo per preparare del cibo che ci nutre. E in questo caso il segreto per rendere una caponata perfetta è proprio quello di lavorare gli ingredienti singolarmente, cuocerli anche singolarmente, e questo renderà anche la consistenza perfetta. In una padella versiamo dell'olio, le nostre cipolle le lasciamo stufare un bel po', mentre prepariamo il resto degli ingredienti, vi consiglio di aggiungere anche un po' d'acqua e di coprire. Ora passiamo al sedano. Su consiglio di mamma, sbollenterò il sedano in acqua bollente per qualche minuto, prima di passarlo in padella con le olive. Mentre il sedano sbollenta un attimo, diamo una controllata alle cipolle che sono quasi perfette. E passiamo alle olive. E voilà i nostri ingredienti. E ora passiamo alle nostre melanzane che vanno fritte. Nella stessa padella consiglio di coprire con un coperchio. E nel frattempo trasferiamo le nostre olive in un padellino con un filo d'olio a cui aggiungeremo il sedano. E per chi li ama, i capperi. E voilà, le nostre melanzane sono pronte dopo circa un quarto d'ora di frittura. E adesso passiamo agli ultimi step. Parliamo di passata di pomodoro, poca, e creiamo anche il mix agrodolce. Per le dosi, vi ricordo che trovate tutta la ricetta scritta in descrizione cliccando sul titolo. Lo ricordo volentieri perché me lo chiedete spesso.
E nel mix agrodolce ho aggiunto 3 cucchiai di aceto di mele e 2 cucchiaini di zucchero. Scaldo leggermente in modo che si sciolga lo zucchero. Qui sul finale vedrete se mancherà magari un po' di aceto oppure un po' di zucchero. Regolatevi un po' anche secondo i vostri gusti. E voilà, è la parte più bella, quella dell'assemblaggio del piatto. Nella padella dove c'è la passata aggiungeremo tutti i nostri ingredienti, quindi le melanzane, le olive e il sedano, le cipolle e per finire il mix agrodolce. Questo piatto può essere anche servito tiepido, ma consiglio di far riposare la caponata qualche oretta e di servirla in modo tale che tutti i sapori vengano ben assimilati. E non ho menzionato sale e pepe, ma vale la regola assaggiare e anche per il mix agrodolce. E a questo punto vi auguro una buona settimana e alla prossima ricetta di Spa Kitchen.